puntata di Top of the Week. Cominciamo a elencare le notizie più importanti della settimana. Bruciati dalle tasse, oggi non si mangia. E questo è il motto dei ristoratori cefaludesi, in quanto hanno deciso di chiudere battenti domenica 2 dicembre. Sono arrivati alla decisione dopo due incontri tenuti al Baio del Falco, dove si è discusso dell'aumento dell'IMU e di tante altre tasse. Sfiorata tragedia giorno 27 novembre. Un passante sarebbe stato investito da un'auto intorno alle 11 in piazza Garibaldi. Sul posto ambulanza e carabinieri. Il sindaco Rosario Lapunzina ha presentato in consiglio comunale il piano di rientro per scongiurare il dissesto finanziario. Tre sono le novità più importanti. Innanzitutto la pulizia dei conti del municipio, la modalità per estinguere i debiti e infine il Consiglio Comunale dovrà verificare entro 6 mesi l'effettivo andamento del piano di alienazione dei beni. Si sono dati appuntamento giovedì mattina gli studenti delle scuole superiori di Cefalù, con loro il liceo scientifico di Castelbuono. Si sono riuniti per sfilare tutti insieme verso Piazza Duomo per gridare la loro rabbia. Grazie per averci seguito, per questa settimana è tutto, alla prossima!